Fabbrica Materassi Netti è produzione materassi in lana, a molle, in lattice, poliuretano espanso, microforato per una reazione perfetta. Fabbrica Materassi Netti, anche lavorazione con lana del cliente. E a Cerignola, via Melfi, chilometro 0800, telefono 0885 44 26 50. La Buca, trattoria e pizzeria con forno a legna. Da noi puoi trovare tutti i giorni a pranzo e a cena piatti tipici locali della nostra terra. Siamo aperti tutti i giorni a pranzo e a cena e proponiamo alla nostra clientela un menù anche da asporto a soli 10 euro. Vi aspettiamo, La Buca a Foggia, in via San Lazzaro 32. Ceriflex, azienda leader nella produzione di letti e materassi da più di 50 anni, si rinnova sempre. Vieni a trovarci, troverai tantissime novità. Ti aspettiamo senza impegno nel nostro showroom a Cerignola in via Melfi, chilometro 0 e 500. Telefono 0885 42 54 10. www.ceriflex.it. Corri da Euronics. Dal 24 ottobre al 6 novembre ci sono i magnifici 10 a tasso zero. 10 imperdibili prodotti a 99 euro se acquisti un prodotto da almeno 599 euro. Euronics, vive le tue passioni. Domus Linea, esperienza trentennale nel settore, cura dei particolari ed uno showroom con oltre 150 porte per interni di tutti i tipi. Da Domus Linea trovi mobili su misura e arredamenti personalizzati. In questo periodo porte in offerta a partire da soli 159 euro. Domus Linea Foggia, Corso del Mezzogiorno, prima traversa. Vieni a trovarci. Da sempre soddisfiamo le aspettative più esigenti. Network Consulting Italia. Consulenza anche via internet. Operiamo in tutta Italia. Viale Candelaro 13, Foggia. Telefono 0881 20 04 84. Fax 0881 20 04 84. Una mano per crescere. Buonasera, buonasera, ben ritrovati. 12° appuntamento stagionale del Pallone in Poltrona, la trasmissione sportiva che vi tiene compagnia tutti i lunedì sera, naturalmente qui su Telefoggia, puntata in cui andremo a puntare i riflettori su quello che è il momento del Foggia, Foggia reduce dalla vittoria ottenuta ieri sul campo della Fidelis Andria. Naturalmente grande spazio in linea generale anche quelle che sono le vicende del campionato di Serie D, ma non solo, perché stasera tra l'altro abbiamo anche un ospite molto molto particolare che tra un po' andrò subito a presentarvi, anzi lo faccio immediatamente, perché qui con noi in studio un vecchio campione del calcio italiano, magari mi lascerà passare il vecchio, non anagraficamente ma soltanto sportivamente, Pietro Maiellaro, ben ritrovato Pietro, che viene a trovarci a distanza di tempo qui al Pallone in Poltrona. Mi sa che sono un paio d'anni. Sì. Infatti ho chiesto anche gli studi dove si trovavano. Perché L'avevi dimenticato. Grazie intanto a Pietro Maiellaro per aver accettato il nostro invito, accanto a lui Umberto Della Martora, ben ritrovato anche a te Umberto. Grazie Carmine, buonasera a tutti. Alla mia destra invece Daniel Miulli, ciao Daniel. Ciao Carmine, buonasera a tutti. Che più avanti ci racconterà anche il pomeriggio particolare vissuto ieri al degli Ulivi, perché qualche problemino certe cose in vanno sala detto. Stampa c'è stato. Saluto anche Gino Vinciguerra, ciao Gino. Buonasera, buonasera a tutti. E Antonio Ciuffreda, ben ritrovato Antonio. Buonasera a tutti. Allora facciamo così, ricapitoliamo velocemente attraverso la grafica quanto è accaduto ieri nella 12ª giornata del campionato di Serie D con i risultati, vediamo anche come è cambiata la classifica in una giornata in cui si è dovuta fermare causa maltempo la capolista, ovvero il Bitonto, che al 56esimo minuto
praticamente si è vista stoppare la propria gara interna contro il Grumentum Valdagri, si era sullo 0-0 causa pioggia. La gara riprenderà dal 57esimo minuto, dunque si giocheranno poco più di mezz'ora, si riprenderà dallo 0-0 e lo vedremo quando chiaramente sarà recuperato. I risultati, come detto, ad Andria Foggia batte Andria 2-1, Agropoli batte Nocerina 4-2, 4-0 del Taranto sul campo del Francavilla. È un Taranto che da quando ha cambiato guida tecnica non ha più sbagliato un colpo, non soltanto, è una macchina da gol impressionante. Poi 0-0 tra Gelbison e Casarano, ha cambiato marcia anche il Cerignola che dopo l'avvento di Feola sulla panchina gialloblu ha inanellato due successi di fila, il primo in casa con il Francavilla, il secondo ieri con lo squillante 3-0 sul campo del Gladiator. 1-0 invece il punteggio con il quale il Sorrento ha sbrigato la pratica Nardò, 4-0 dell'Altamura sul Brindisi, un Brindisi che nelle ultime settimane è in tantino in caduta libera, Altamura che è il prossimo avversario del Foggia allo Zaccheria domenica prossima, come detto sospesa per maltempo Bitonto Grumentum, Fasano batte Gravina 1-0. Vediamola la classifica che naturalmente è condizionata dalla gara che andrà a recuperare il Bitonto contro il Grumentum Valdagri. Bitonto momentaneamente fermo a 25, Foggia e Taranto ne approfittano e salgono a 24 punti, sale a 23 invece il Fasano, a 22 il Sorrento, dunque al momento classifica cortissima per le primissime posizioni. Tra la prima, che ha comunque ancora da verificare questa partita contro il Bitonto, e la quinta passano soltanto 3 punti. Poi Cerignola 18, chiedo scusa, Casarano 18, Cerignola, Gravina e Gelbison 17, Altamura 16, Gladiator e Brindisi 15, Nocerina 14, Andria e Grumentum e Agropoli 12, Francavilla 11, chiude il Nardò con 7 punti. Andria che dopo la sconfitta di ieri ha messo praticamente in fila ben 5 battute d'arresto consecutive. Tra un po' vedremo le immagini, le commenteremo insieme. Io però voglio andare subito da Pietro Maiellaro. Pietro, intanto qual è il tuo rapporto con il campionato di Serie D? Se lo segui, se segui da vicino le vicende del Foggia, sia pure indirettamente. Diciamo che sono abbastanza vicino, insomma lo seguo. Seguo un po', poi di solito se non vado da nessuna parte la domenica mi metto, faccio panoramica, vedo anche nel Brindisino, vedo molto il Brindisi, certo. Il Foggia. Secondo, insomma, sto seguendo. Che idea hai di questo campionato? Sono andato a vedere, 20 giorni fa sono andato a vedere Bitonto Taranto e non ti dico quando avevo gli allenatori stavano fuori che aspettavano le sorti della gara, il risultato, perché volevano magari piazzarsi al posto di qualche allenatore. Infatti ne avrò vista 15 di fuori. Stavo tutti là ad aspettare che uno dei due saltasse. A tirare i piedi. La riunione dell'asso allenatore. Poi nessuno ha pagato il biglietto. Nessuno. Tutti quelli a credito. Comunque posso dire che quella gara lì l'ha vinta il Bitonto, per i primi 10 minuti il Taranto ha avuto 3 occasioni limpidissime, nitidissime per far gol. Non l'ha fatto, la prima occasione che ha avuto il Bitonto ha bucato in mezzo e con la ripartenza andato a fare il gol. Secondo te in questo momento però, qual è la squadra più attrezzata? Però io credo che il Taranto sia una delle più attrezzate. Penso che come proprio forza di squadra sia la... Perché il Foggia lo seguo, l'ho visto in televisione, dal vivo non l'ho mai visto. Però il Foggia posso dire che caratterialmente... Sicuramente si vede che è una squadra, perché le cose le ottiene, quando va in difficoltà riesce a stare sul campo, non perde mai, è difficile che perde la testa e credo che questo sia molto importante in questa categoria. È un aspetto che può fare però la differenza. Però poi conoscendo anche il direttore sportivo, insomma ogni tanto... Però certamente adesso, da come si dice, da come sento, penso che a gennaio, insomma dicembre dovrebbero arrivare dei rinforzi, qualche ritocchino, poi parleremo anche di calciomercato. Che poi all'attacco. È normale che qualcosina ci vuole. E in questo momento l'anello debole, no? Del Foggia. Mi dispiace perché poi in fin dei conti non lo so, perché poi inconsciamente non so se poi fa parte dei caratteri, però magari se uno non ha alle spalle il rivale
il concorrente magari si sente pure più sicuro, indispensabile, dici la domenica devo giocare, anche se non fa parte, magari è questione di carattere, però inconsciamente queste cose si possono anche avvertire, insomma. La concorrenza stimola, la concorrenza stimola, sì. E allora tra un po', anzi, se la regia è pronta, magari ci propone le immagini, le commentiamo insieme di questa vittoria ottenuta ieri dal Foggia, vittoria ottenuta con fatica soltanto per diciamo per il fatto che il Foggia ha sbloccato definitivamente la partita nell'ultimo segmento di gara, però una gara insomma nettamente dominata dai rossoneri in lungo ed in largo, partita inizialmente anche condizionata dalle condizioni atmosferiche, quindi dal terreno di gioco reso pesante dalla pioggia. Il Foggia, come detto, ha fatto la partita sin dalle prime battute, ha costruito occasioni da gol, c'è stato anche qualche episodio dubbio in area di rigore con le proteste dei rossoneri per almeno un paio di tocchi con un braccio in aria quantomeno sospetti, ma giudicati tuttavia regolari da un arbitro che poi alla fine tutto sommato ha diretto bene la partita. Il Foggia ha trovato tra l'altro il gol del vantaggio sul finire di frazione, ma la gioia è durata pochissimo. Eccola qua una delle occasioni dei rossoneri sullo 0-0, un colpo di testa di Iadaresta che ha costretto alla prodezza il portiere dell'Andria. Dicevamo, il Foggia il gol del vantaggio lo ha trovato sul finire di frazione grazie ad una iniziativa di Gentile, quando l'Andria è rimasta in 10 per questo fallo, io direi quasi da codice penale, di Zingaro ai danni di Visconi, un fallaccio, tant'è che lo stesso Zingaro, come vedete, nemmeno protesta quando l'arbitro gli sventola il rosso sotto il naso. Andrea in 10 uomini, inerzia della partita che tuttavia non cambia, perché il Foggia anche in 11 contro 11 era assoluto padrone del campo. Cambierà però il risultato perché Gentile, eccola qua l'azione, scarica il destro nell'angolino alla sinistra del portiere e porta il Foggia in vantaggio. Gioia che dura pochi secondi perché capovolgimento di fronte, dormita della retroguardia, e l'Andria pareggia i conti 1-1 ed è il punteggio con il quale si va all'intervallo. Il Foggia nella ripresa continuerà ad attaccare, a tenere costantemente il pallino del gioco, ma insomma senza riuscire tuttavia a trovare l'acuto vincente che arriverà proprio nel finale grazie al jolly calato da Cittadino, Cittadino che tra l'altro Corda aveva fatto entrare pochi minuti prima. Qui vediamo una conclusione dalla distanza senza fortuna, Foggia assoluto padrone del campo ma senza pungere. Eccola qua un'altra occasionissima capitata sul sinistro di Kurfalidis che si fa tuttavia ipnotizzare dal portiere. Il cambio che risulterà decisivo perché Cittadino subentra e pochi minuti dopo, qui c'è l'occasione capitata sui piedi di Gentile che calcia sull'esterno, e questa dovrebbe essere l'azione del gol, tra l'altro un eurogol che nasce da un errato disimpegno della retroguardia andriese, poi il destro da oltre 25 metri di Cittadino, pallone nell'angolo, e Foggia che torna in vantaggio e che riuscirà poi a mantenerlo per i restanti 12-13 minuti che ancora mancavano alla conclusione della partita. Il triplice fischio finale, la festa dei giocatori del Foggia, perché i tifosi del Foggia non erano presenti ad Andria, in realtà c'era stata una parziale apertura alla vigilia per 200 tifosi, i club organizzati poi hanno preferito disertare la trasferta per le troppe restrizioni imposte, e quindi tant'è che in occasione del primo gol abbiamo visto anche un simbolico festeggiamento di Gentile e dei suoi compagni sotto il settore ospiti, purtroppo però desolatamente anche a fine partita. Anche a fine partita. Arrivano dunque questi tre punti pesanti, no Umberto, meritati per quello che abbiamo visto sul campo nei 90 e passa minuti, comprensivi di questi recuperi lunghissimi. Ieri ce la siamo cavata, certo. 5 minuti, ma solitamente le partite in Serie D non durano mai meno di 100 minuti. Carmine, il Foggia dopo la partita persa con il Sorrento, casalinga, di domenica scorsa, ha saputo reagire, ha trovato la forza di reagire dimostrando di essere squadra vera, squadra capace, quindi quando cade di sapersi rialzare anche abbastanza velocemente, perché mercoledì nella partita infrasettimanale di Coppa
ha mandato a casa la Cireale con tre reti sul groppone. E poi ieri ad Andria, in un derby che sicuramente anche per motivi ambientali non era facile da affrontare, ha saputo essere più forte anche del maltempo che impietosamente ha flagellato con la pioggia degli Ulivi di Andria, riuscendo a mettere in porta due gol. Qualcuno dirà però, insomma, il Foggia ha giocato in superiorità numerica per circa un'ora, vista l'espulsione che abbiamo appena visto di Zingaro per quel fallaccio, fallaccio su Viscomi. Però ragazzi, questo è il gioco del calcio, cioè chi sbaglia paga. Il Foggia ha saputo approfittare anche di questo vantaggio, però in verità anche prima della superiorità numerica aveva mostrato di poter far paura all'Andria. Un'Andria che tra l'altro era pericolosissima da affrontare, perché veniva da 4 insuccessi consecutivi, 5 con quello di ieri. Certo, una squadra in piena crisi, certo. Il cambio della guida tecnica non ha prodotto risultato. Si sa bene che i derby non hanno mai un pronostico deciso, perché i derby sono sempre partite da tripla, anche per la storica rivalità che c'è tra Andria e Foggia, quindi chiaramente era una partita da prendere con le dovute cautele. Loro sicuramente speravano di poter infliggere la seconda sconfitta consecutiva ai rossoneri, che invece, ripeto, dopo la caduta di Sorrento hanno avuto Foggia. La forza e la capacità di saper e reagire. E questo, torniamo a quanto diceva poc'anzi, da sottolineare e chiudo il mio intervento, da sottolineare anche la grande preparazione atletica della squadra. Di questo bisogna dare atto allo staff tecnico, perché la nostra è una squadra che non molla mai dal primo all'ultimo dei minuti di gioco, e che anche in condizioni ambientali non proprio ideali per una partita di calcio riesce a tirare fuori ogni stilla di energia dai singoli giocatori e a fare risultato. Bravo anche Corda nei cambi, non a caso insomma Cittadino era entrato da poco sul terreno di gioco, quindi diciamo tutto bene. Adesso aspettiamo che il Foggia acquisisca quella continuità che aveva perso dopo le 10 partite utili con il Sorrento, e poi, come diceva prima Pietro, la campagna acquisti potrebbe regalarci qualche bella sorpresa. Di cui tra parleremo dopo. Sfrutteremo, lasciami passare Pietro, la tua presenza, anche perché insomma avere Pietro Maellaro in studio suggerisce anche di scoprire qualche aneddoto, perché la tua brillantissima carriera da calciatore insomma ci invita a scoprire meglio poi tutto quanto ti è accaduto nel corso. Hai girato tanto, hai giocato in squadre importanti, penso alla Fiorentina, sei stato a Bari, dove tra l'altro sei stato un idolo a lungo, sei stato al Taranto, una piazza che conosci benissimo, al Palermo, insomma hai girato tanto, anche alla Ternana se non ricordo male. Poco. Sono fatto solo i bagni a Terni. Daniel Miulli, ieri ad Andria dicevamo qualche piccolo insomma episodio che non ha messo nelle condizioni di lavorare benissimo. Voi eravate per la radiocronaca con di Mitico Channel, insomma l'ambiente lo dicevamo, sapevamo che non è sempre, anzi direi mai, amichevole nei confronti del Foggia, e purtroppo qualcuno che vi ha tra virgolette infastiditi è stato trovato sulla propria strada, fortunatamente. Sì, però Nulla di grave. Nulla di grave, anzi l'abbiamo detto anche in diretta. Complimenti ai tifosi, agli ultras dell'Andria, che davvero si sono comportati bene sia nei confronti dei tifosi del Foggia con quello striscione in apertura, l'hai sottolineato, ma anche nel corso della partita non c'è stato nessun coro né a Foggia né ai foggiani. Mentre invece comportamento totalmente opposto in tribuna, perché voi colleghi sapete com'è strutturata, com'è cioè strutturato lo stadio degli Ulivi: c'è una tribuna stampa, 50 centimetri di vuoto, e poi c'è il settore dove ci sono i tifosi, quindi la tribuna laterale. E dal primo all'ultimo minuto comunque non è stato piacevole lavorare con dei cori, delle minacce, degli atti simili. E questo in realtà non è piacevole, uno perché noi ci troviamo a vivere, quindi chi allo stadio vive le partite, noi le raccontiamo a modo nostro, ma anche perché è davvero inspiegabile come due città che si trovano a 80 km di distanza c'è questo rapporto così particolare. Stanno un po' in mezzo tra Bari e Foggia, forse
vedere queste due grosse città che ho danno, capito Antonio, tu quindi ho capito, un po' di frustrazione, essere nel 2020 ci può stare, essere nel 2020 andare allo stadio e prendere parte, assistere a degli atti simili, certo. Penso che in realtà, ma è classico, tanto è classico, mi permetti, non voglio forse quattro secoli indietro, non ti voglio rubare la parola, quando siamo stati l'ultima volta noi eravamo in Serie C ad Andria, fece il gol Agnelli e tutti zitti, poi quando segnarono loro finì in parità la partita, si scagliarono come se noi fossimo il primo nemico da battere. Col Barletta non è peggio pure. Eh sì, cioè, con Barletta poi... c'è un'altra rivalità, anche se Barletta è finito maluccio. Tant'è che poi ci dovettero scortare, addirittura ci fecero attraversare tutto il campo per andare negli spogliatoi, sì, e poi partire assieme a tutta la squadra, che c'erano anche all'epoca i fratelli Sanelli. Fortunatamente c'era... comunque tutto si è risolto nel miglior modo. Abbiamo comunque trattato il caso con molta... come ci hanno definito i tifosi, con molta professionalità, abbiamo esultato, abbiamo anche rispettato la condizione particolare del mondo sportivo andriese, quindi queste cinque sconfitte di fila. Certo che chi se l'aspettava, Andrea, che no Pietro, gli addetti ai lavori pronosticavano le possibili protagoniste di questo campionato. Ma poi la presentazione, fatta in bomba magna, quella l'ho vista un po'. Invece insomma, si trovano a rischiare l'eccellenza. C'è qualcuno nelle interviste ha dovuto dire per forza che dovevano lottare per vincere il campionato. Un po' come il Brindisi. Mi sa che devono lottare per qualcos'altro, se non si danno una regolata. C'è il rischio grosso di addirittura essere di vita, mischiati nella lotta per non retrocedere è alto, voglio dire. Assolutamente. Gino Viciguerra, vittoria importante, riscatto doveva essere, riscatto è stato, una settimana che insomma dopo la partita col Sorrento ha prodotto la risposta della squadra di Corda, prima la convincente qualificazione in Coppa Italia con la Cireale, poi l'importantissima vittoria di Andria. Sì, è vero, anche se io resto comunque sempre titubante sulla qualità del gioco del Foggia, non mi aspetto, perché io sono uno di quelli che sostiene che prima di tutto ci vuole il risultato, quindi poi o belli o brutti, però la mia preoccupazione è questa, cioè giustamente diceva Pietro prima, ha una grande concentrazione, grinta, determinazione, sono tutti elementi che, e Umberto poi sottolineava la questione della condizione atletica. Anche la lettura della gara da parte del mister. Sono tutte condizioni queste. Abbiamo sempre detto una delle sue qualità. Sì, una qualità proprio eccellente del Foggia di quest'anno. Però io dico che sono tutte condizioni che sono intrinseche nel discorso di dire fin quando regge questa condizione. Avremo lo stesso Foggia nel momento in cui ci può essere, perché è naturale, è fisiologico che ci può essere un abbassamento di una condizione fisico-atletica, psicofisica e atletica, e quindi è lì che mi preoccupa questo tipo di discorso. La settimana scorsa facevo sempre riferimento a quello che può essere questo tipo di evento, ecco perché dico la società ha fatto grossi sacrifici per aggiudicarsi il Foggia, ha fatto e sta facendo ancora sacrifici per mantenerlo in essere e per farci arrivare a quelle che sono le situazioni che meritiamo, e allora dico un altro piccolo sforzo lo deve fare nel rinforzare in alcuni reparti questa squadra che sicuramente poi volerà, perché se noi aggiungiamo a queste, e Pietro dammi conforto, se aggiungiamo a questa situazione del Foggia, come gioca il Foggia, con grinta, determinazione, mi ripeto, volontà, eccetera, aggiungiamo anche qualche aspetto un po' più tecnico, eccetera, secondo me siamo... proprio, sì. Possiamo volare, possiamo un bel livello, si alzi il livello, è normale che e quindi non dobbiamo stare lì, perché giustamente Maialaro faceva il riferimento al Taranto che ha visto, che noi abbiamo visto a Foggia che ci è sembrato una squadretta, però lui era tutto un altro Taranto, ed era tutto un altro Taranto, adesso è un Taranto che viaggia, era tanto squadretta, non l'ho visto, no vabbè, però non ha dimostrato a Foggia, sì, ecco lì pure io sono d'accordo, che ho visto gli highlights di Bitondo Taranto, e effettivamente i primi ha giocato in 10quel secondo tempo quindi i primi 20 minuti del Taranto sono, se faceva 2-3 gol lì non c'era niente da dire, la partita aveva tutta un'altra storia. Oh, allora a questo punto io dico il Foggia deve fare, la società deve fare, per non vedersi poi dilapidare tutti quei sacrifici che è stato fatto. Allora meglio fare un buon investimento a dicembre con
l'acquisto di qualche elemento veramente determinante, e sono sicuro che la società provvederà in questo, perché oggi questa è la lacuna del Foggia. E infatti, come dicevamo, l'attacco purtroppo non è, lo dobbiamo aspettare sempre che i gol ci provengano da dietro, poi non sarà una cosa e a lungo andare. Neanche lo stesso Bitondo, se dovesse centrare l'ultima mezz'ora, centra la vittoria. È normale che anche loro a dicembre sicuramente faranno qualcosa, perché se si trovano là, se si trovano lì, cioè, certo, se la genereranno, certo, anche loro. Oh, ma su questo siamo sicuri, perché io ho sentito qualche altro commento che dicevano invece che nel campionato dei dilettanti al quale partecipiamo si inizia un'altra volta dal primo minuto anziché da dove si è finita la partita. Su questo non ho i miei no, lo dice, quindi è regola generale, è quella. La partita è stata sospesa al 57esimo, ci sono da giocare 33 minuti più recupero. No, perché qualcuno sosteneva invece che si partirà. È meglio così, certo. Però Gino, scusami, posso intervenire un attimo nel tuo discorso, giusto per confrontarci un attimino su quello che hai detto. Il Foggia in questo momento ha il limite di non avere il bomber conclamato. Il 10 la però quello là, che è un limite, è anche un po' un'arma a doppio taglio per gli altri, perché nel Foggia segnano un po' tutti. Ha segnato due gol Anelli, che è un difensore, ha segnato Salines, che è un difensore, segnano i centrocampisti, Gerbaudo, Capitan Gentile, adesso anche Cittadino. Sette gol, Gentile, tra come segnano anche, sia pure poco, ma segnano anche loro gli attaccanti. Quindi in questa squadra è difficile individuare l'elemento da bloccare per evitare che vada a rete, a differenza di squadre che magari puntano il proprio gioco su un unico bomber, cioè bloccato quello tu riesci, Umberto, a fare il risultato. Di allora più in questa squadra però, inserire un attaccante da gol in doppia cifra in questo momento significa fare quello che dicevi tu prima, il cioè decollare ulteriormente. Il Foggia non segna tanto, ha segnato finora 15 gol in 12 partite, per dirvene una. Il Taranto di gol ne ha fatti 8 in più, 23 gol in 12 partite, ne ha incassati 8, il Foggia ne ha incassati 9. Il Bitonto segna poco più del Foggia, perché di gol ne ha fatti 18, anche se in 11 partite e mezza, diciamo così, ma ne ha incassate appena 3. Quindi è una difesa quasi imperforabile, perché dovrebbe essere la migliore del campionato. È la migliore del campionato, 3 gol subiti subito dopo. C'è la Gelbison, che di gol ne ha incassati soltanto 4, ma ne ha segnati appena 9, non a caso a 17 punti. E poi c'è il Sorrento, che ne ha incassati 7, il Foggia invece 9, 2 in più. Prima ancora equilibrio, sicuramente, ma c'è molto equilibrio. Perché certo, poi vederlo dal vivo non mi ha fatto questa grande impressione la difesa del Bitonto. Eppure non prende gol. Evidentemente. Però evidentemente, tu mi insegni che i centrali non mi hanno dato questa grande. Hanno un centrocampo, però, hanno un centrocampo abbastanza, bene, sì, abbastanza solido tecnico, e anche fisico, sì. E quindi io volevo, Roberto, per chiudere l'argomento, volevo dire proprio questo. Poi alla fine non è che siamo troppo sicuri che inserendo altri elementi diano le stesse qualità. Però infatti del bomber, però, non bomber, io mi auguro che Iada Resta possa fare i gol che, certo, deve fare. Mi auguro che possa aiutare il Foggia tutti i sei. Però in certe squadre il bomber arriva al momento opportuno. Certo. Ci sono, perché sicuramente quando ti farà quei 10 gol e te ne fa 7 determinanti, che le partite non si possono vincere per 2-3-0. E lui ti fa il gol dell'1-0, ha vinto la partita e ti fa cavare. Bravo. Lui, certo, esatto, c'entra avanti in queste categorie. Fanno la o per differenza. Esempio, il Bitonto viene pure, c'è quel centravanti che sa già 4-5 partite di seguito, fa un gol, fa due e la squadra. Beh, è chiaro, fa la differenza. Però, però non è semplice, perché come dice Pietro, fai 10 gol pesanti da 1-0 che ti danno 30 punti, è diverso da farne 20 e segnare sul 3-0, o magari quando hai perso 2-0 fai il 2-1 che diventa un gol. Come quei giocatori che hanno fatto i capicanno nero anche in Serie A, hanno fatto 25 gol, 24, 25, e la squadra è retrocessa. Ma io sono convinto. Che tu hai fatto 24 e dici che fai? Ma io ho fatto 20 anni 20 gol. E che hai fatto? Hai retrocesso? Pietro, io sono convinto che il regalino. Buono, hai fatto i gol che da di punti. Poi gli altri 18 gol li hai fatti 3-1, 3-2. Pietro, io sono convinto che il regalino di Natale il presidente lo farà. Da come li sento parlare, da come li vedo, da come, certo, sono presi. Poi secondo me, sempre da occhio da osservatore e da concittadino, è normale che vedo il mestiere. Per me sono mestieranti, sanno il fatto loro.
Sicuramente sono gente che è esperta, gente che sa quello che... Ti piace Santoro, Piero? Gente che sa quello che vuole. Tu l'anno scorso... Me lo fa pensare un po' di, insomma, un po' di esperienza, un po' di partita, certo, un po' di anni passati. Tu, insomma, sai benissimo, il Foggia pochi mesi fa appena era in Serie B, fine più o meno un anno fa, addirittura parlavamo, sognavamo la possibilità di ritornare nel giro di un paio d'anni addirittura in Serie A. Ti aspettavi un capitombolo così repentino, improvviso? No, io non, cioè, non me l'aspettavo, perché hanno fatto sentire e capire la solidarietà, cioè la come si dice? La solidità. La solidità della squadra, della società. E quella è stata una cosa che forse è stata fuorviante, insomma, una cosa che ha deviato un pochettino, e questo ha spiazzato un po' tutti i presupposti, i sogni che si potessero fare per questo Foggia. Perché poi, in fin dei conti, da come hanno fatto vedere, da come si girava, la squadra che per 4-5 anni, che secondo me le ammazzate forze sono stati 5 anni di Serie C. Quanti anni ha fatto? 4-5 anni di Serie C? Con la società prima. Sono stati 2 anni di Serie due C, anni, però Serie due C anni e due di Serie B. Si è speso veramente tanto. Insomma, per vincere il campionato e poi non ci sei riuscito, insomma, le ammazzate si prendono, l'esperienza si fa. E poi purtroppo hai visto un bel calcio, perché quel Foggia l'ho visto, ed è un dispiacere che poi sia finito tutto in... Secondo te ci sono i presupposti per tornare nel giro di qualche anno a quei livelli? Per tornare nel giro di qualche anno a quei livelli, secondo me devi vincere quest'anno il campionato. Perché se non vinci il campionato quest'anno diventa sempre più, già si allunga di un anno. Certo. E poi l'anno prossimo non sai che squadra retrocede, che squadra ti possa creare problemi l'anno scorso. La piazza l'anno potrebbe prossimo perdere quell'entusiasmo che perdere, parzialmente ha mantenuto. Perché se l'ambiente come Foggia, ti incomincia a pensare, dice... noi in Serie D, noi siamo un Foggia, ma stai in Serie D, noi siamo il Foggia, dobbiamo stare in Serie D. La gente è normale che se... Dei fatti un'altra in Serie D, fatti un'altra. È fondamentale, perché, fondamentale perché salire subito. Perché 6-7 anni fa, ti ricordi quando il Foggia non lo vinse il campionato? Però è bella fortuna, salire pescato e salire subito sarebbe una cosa importantissima. Da lì è andato tutto. E poi si sono creati tutti i presupposti. Si crea l'industria. Poi un altro giro, sì, altre televisioni, altre radio, altri contributi e tutto il resto che viene fuori, altra pubblicità e tutto il resto che viene fuori. Invece qua si va, come fa? Certo. Dobbiamo fare come l'urtulare, la colletta. Antonio Ciuffreda, il tuo pensiero, insomma, su questo successo importante, che per il momento, almeno per il momento, in attesa che il Bitonto si giochi quest'altra mezz'oretta di gara, che insomma si stava mettendo bene, perché lo 0-0, insomma, un po' tutti speravamo che potesse essere portato a termine dal Grumentum. Dicevamo, questa importante vittoria per il momento riporta il Foggia a un solo punto dalla vetta. Allora, se mi consenti, io prima di rispondere alla tua domanda volevo approfittare per la presenza del campione che abbiamo oggi qua. A parte il fatto che mi sento fuori luogo... Perché giocava leggermente meglio di te a calcio. Lui. Ma no, non tanto meglio, no, tanto meglio no. Però no, scherzi a parte, per me davvero è stare qui alla presenza di chi mi ha fatto star male per un anno intero, quando ci fece quel gol col Varese, per me è stata oggi trovarmelo qua, non so se amarlo o odiarlo, però a parte questo io adesso... Di qualcuno che ma ti ho odiato anch'io, la verità. Se la stessa inizieremo, Lucia, io trovo uno, vado lì, dice, mi siedo, mi guarda in faccia, dice, ti lo provo a curare. E te mo che t'avessi a fare, vedi tu, ovviamente il riferimento, lo diciamo soprattutto per chi ha l'età di giovani, per i più giovani, è a un Foggia Varese giocato in Serie B nell'83, se non erro, penultima giornata di campionato, il Foggia perse in casa 1-0 col Varese, gol di Maiellaro, proprio nelle battute finali di quella gara. Pietro Maiellaro si inventò un gol, se non ricordo male, a pallonetto. Ci fu. No, laterale. Ci fu una ripartenza su un calcio d'angolo. Era troppo piccolo, Carmine, per il cioè, però era allo stadio. Che poi calciai, il portiere della Venezia si trovava quasi alla metà campo. Cioè, quel in pratica, gol... mentre calciai di gol interno, sta palla ha preso la traiettoria come questi del...
che ne so, del golf, con la testa che fanno così, che guarda, e io guardavo laterale, mettevo così per guardare sta palla, non arrivava mai in porta. Se, se non esce, speriamo. Tu sotto, sotto, speravi. Sì, sì, dice, Dante, ho sbagliato 5 minuti prima un gol, non ne dicono pure questo, vai, a me ne fece. Invece poi la palla, piano piano, la veneziana non fece... In quel momento cosa pensasti? Tutto quello che doveva succedere, perché poi capitò che ci fu un'invasione di campo, era Lobello. Lobello era l'arbitro. Infatti a chi guardare, gli ci fu l'invasione di campo. Ci fu Lobello che venne preso per il collo quella gara, un tifoso dalla tribuna passò la gradinata, passò in mezzo al campo. Però tutto in un paio di secondi successe. Sì. Certo, cioè, insomma, sì, anche perché Carmine, se mi permetti, in quella occasione, determinante per la retrocessione del Foggia. Ma infatti per me è stato lucidissimo, cioè il ricordo è molto nitido e in effetti tutto corrisponde tutto a realtà, perché poi in realtà... Dove eri quella domenica? Io ero lì in gradinata. In gradinata. Ero in gradinata e ricordo benissimo la disperazione di tutti noi foggiani, che capimmo in realtà in quel momento che per noi ormai non c'era più niente da fare. Noi ormai eravamo condannati alla retrocessione. C'è un aneddoto, adesso lo possiamo, tanto sono passati ormai 30 anni. Siamo in prescrizione, mo, cioè in prescrizione. Forse di più di 30 anni. C'è un aneddoto. Scusa Carmine, più di 30 anni. Sì, 36 anni. Non ci possono accusare di... Pietro, ecco, in quel momento... Bisogna stare attenti. Parlando con i calciatori, forse... No, noi eravamo... essendo uno dei più giovani... Naturalmente dovevi stare agli ordini, insomma, agli ordini, fra virgolette, non è che si stesse al militare, insomma, si faceva il nonnismo. Però naturalmente i grandi, ci sono delle commissioni, negli squadri ci sono le commissioni. I grandi parlarono con i grandi del Foggia, si misero, che pratica, ebbero un incontro, volevano, insomma, i nostri chiesero se alla partita si potesse pareggiare. Naturalmente i grandi del Foggia, vedendo la classifica, non l'hanno accettato questo fatto, che mi ha fatto destino voluto che tu segnassi un foggiano. Carmine, gli ho raccontato finire, prima di andare in onda tutte le parolacce che gli ho detto dopo il gol. Volevo finire però. Prego, prego Antonio. Allora io poi ho avuto la fortuna di ammirare la grande carriera di Pietro Maiellaro, piccolo. Però ecco, uno magari si aspetta la domanda, quale può essere, quale sarà la più bella squadra, invece no, la domanda che voglio fargli, molto più recente, il suo passato recente. Io l'ho visto spesso l'anno scorso alla trasmissione a bordo campo, va bene, e devo dire, in quell'occasione ho avuto davvero l'onore di poter ammirare, ma più che Maiellaro, Barbara Ovieni, che era la valletta, se possiamo dire così, di pulpito, ecco. Lì l'ammiravamo in parecchio. Carmine, è recidivo. Però ti posso garantire che se dovessimo fare una colletta o qualcosa la facciamo venire qua. Lei si mette a disposizione. Magari. In trasmissione. Io dopo che ho visto, cioè, voglio fare una considerazione. Quelli del Casalanno hanno detto stamma che è spettacolare. Quelli di Telenorba hanno una valletta che... Scusa, ma possibile che ci fanno accontentare di Miulli, di Gino, di Antonio Cifreda? Di Antonio Cifreda. Peggio. Vabbè, dai, adesso posso solo inserirmi dicendo solo... In base alla categoria, chiamate sì. Ah, ok. Perché io che diventava essere più. Ma che siamo di livello, possiamo pensare. Siamo calati in questo campionato, in questa categoria. Scherza, dai, per scherzi a parte. La tua domanda. Scherzi a parte. Io dico sempre quello che ho già detto nelle puntate precedenti. Per me il Foggia ha una grossissima qualità caratteriale. Ha un carattere pazzesco. E anche un'altra cosa, questi sono ragazzi che comunque corrono dal primo all'ultimo minuto, quindi devo anche fare un plauso ai tecnici, ai preparatori che hanno preparato questi ragazzi, e in Serie D è difficile trovare società che preparano i propri calciatori. Sei convinto che se Foggia avesse avuto questa cattiveria facendo l'anno scorso ci saremmo salvati a mani basse naturalmente le dovute proporzioni, certo. Certo. Forse ci sarebbe salvato, sì, a mani basse. Che quello che è mancato con questa grinta che hanno questi, cioè, diciamocelo pure, questi tecnicamente non sono dei mostri. L'anno scorso salvato pure io, eh? L'avrei salvato anch'io il Foggia l'anno scorso. Sì, infatti.
Vabbè, con quella squadra insomma anche l'avrei salvato anche io sicuramente, però c'erano altri le componenti c'erano, le diciamo quelle negative, non le diciamo, perché io nel mio piccolo io non sono mai retrocesso, io non conosco questa parola lanzaccio, ma che cos'è, sia certo, da calciatore che da allenatore, e ho avuto difficoltà grosse, cioè lo squadre so, che girano d'andata stavano già nei meandri proprio buttati giù che non ci salvava neanche, eppure ci siamo salvati. Figurati una squadra con qualità, il Foggia aveva anche qualità. Cioè l'anno passato il Foggia aveva ecco, qualità. Come si fa a prendere in quel momento un leader qual era Pietro Maiellaro quando giocava? Che cosa fa in un momento di difficoltà quando capisci che si può retrocedere? Si capisce che innanzitutto bisogna prendere l'allenatore, parlarci chiaro con l'allenatore. Cioè la squadra deve parlare chiaro con l'allenatore, i giocatori devono parlare, devono vedere un pochettino come si mettono le cose. E anche se è un mamma santissimo, qualcuno di quelli che si sente che vuole fare, vuole dire, ci sono dei momenti in cui ti devi anche adeguare a certe situazioni. Perché poi non è che ti puoi permettere di fare. È mancato questo, è diciamo, di tu. Certamente qualche giocatore preso anche in giro, magari dette delle cose al giocatore qua, domani che si rifacevano tutte altre, perché queste sono tante situazioni che si vengono, che poi in fin dei conti chi lo sa? Lo sa solo loro che vivono lo spogliatoio. Tante cose magari neanche dirigente lo sa. Poi il direttore sportivo deve saper fare il direttore sportivo, non nei momenti solo di televisione, di apparire, dire belle frasi e poi magari. Potrebbe anche essere che il direttore dire delle belle cose in televisione, poi dopo spogliatoio deve fare il contrario di quello che ha detto. Certo. Fa credere alla gente che si pensa ad altre cose, ma nello spogliatoio lui ci deve dire tutto il contrario. Devono cioè, volare. Posso fare tutto il contrario? Domanda certo. Direttore, posso fare una domanda? Prego, prego Antonio. Pietro, ascolta, molti giocatori l'anno scorso, i nostri, lo dico a te perché tu hai fatto spogliatoio per tanti anni, quindi. Sono stato a Firenze dopo il ritiro mi avevano messo già nella commissione dello spogliatoio dopo 15 giorni. Va. Eri già sindacalista? Già sindacalista, facevamo infatti, i cifri li facevamo fare gli altri. Cioè, però parlavamo così. Cioè. Oh, la domanda che volevo farti è questa. Quest'anno c'è stata una dilagante indignazione da parte della tifoseria foggiana nei confronti di quelli che sono stati, se me lo consenti, non per rispondere, perché giusto che voglio capire, penso che più di uno voglia saperlo. Cioè, è successo che ad un certo punto i nostri vecchi beniamini, quelli dell'anno scorso, sono stati additati a dir poco. Perché hanno tradito, perché non hanno parlato di alcune situazioni che si erano create all'interno della società, nei rapporti con, appunto, tra società e squadra, e molti sono stati accusati del fatto che avrebbero invece dovuto buttare fuori tutto il marcio di cui loro stavano in quel momento erano vittima. E avrebbero dovuto, così facendo, avrebbero dovuto fare in qualche maniera un po' di giustizia, un po' di piazza pulita. Questo fatto sembra marginale come lo sto raccontando, però in realtà poi è successo che ci sono stati a livello mediatico soprattutto dei linciaggi spietati, proprio sì, violentissimi. Ecco, la domanda che ti faccio, se mi permetti, ho dovuto farti questa premessa. Ecco, può un calciatore ad un certo punto andare davanti a un microfono e spiattellare tutto ciò che accade all'interno di una società, sia a livello appunto societario che di squadra? Questa è la domanda. Io condivido pienamente. A meno che uno non è proprio che ha problemi, per esempio come il giocatore che ha avuto un problema con Bari e poi l'ha avuto anche col Foggia. C'è un giocatore che l'anno scorso Musellato. Dei grossi problemi. Lui magari si è messo paura perché dice mi è capitato già uno, me ne capita un altro, dice quando tutte queste mazzate devo prendere io, è successo un perché è successo. Però nello spogliatoio c'è un patto, ci sono dei segreti che non puoi andare a manifestarli fuori. Quindi questo c'è, capito? Sicuramente ci sono delle situazioni in cui bisogna radunarsi, riunirsi, società, giocatori, direttore sportivo, l'ambiente, il presidente, e dirsi le cose come stanno. Perché ad esempio Agnelli, perché se no è normale, uno prende piede Agnelli, poi viene linciato Agnelli, che è uno che veramente ci ha messo la faccia, perché ce l'avrà messa, sì, perché io lo conosco da ragazzo, perché non lo conosco da quando aveva 15 anni, cioè so dire che il ragazzo era, certo. Infatti c'è un ottimo rapporto con lui, lo gradisco,
Cioè, è normale che il ragazzo ha accusato tante cose, si è dovuto subire tante cose. Infatti, Pietro, io trovo assurdo che poi magari, questo tipo di accusa nei confronti. E poi ci sono giocatori che hanno fatto il bello e il cattivo tempo e magari sono stati trattati diversamente da questi. Pietro, in questa trasmissione io ho sempre detto che sul terreno di gioco era lo spogliatoio, era poi lo specchio di quello che ormai, era il ormai campo. Però tutto questo appartiene al passato, lo so, anche lo so, però questo che idea invece hai di questa nuova società? Non possiamo tornare in conosci indietro. Qualcuno? No, assolutamente. Conosci qualcuno, Pietro, di questa nuova conosco società? Conosco il direttore sportivo. Che idea ti sei fatto, ecco, di questa? Beh, lui è mestieriante, si è fatto suo, è il mestiere. Per questa categoria è molto bravo, lo so, perché poi è uno che viene dalla gavetta. Ripeto, io lo... Felle che corda invece non Felle li conosco. Felle che corda non li conosco, però da come li vedo, da come li sento, non so. Ninni Corda, per esempio, che idea ti fa guardandolo anche per come si espone, per come parla, per quelli che sono i suoi modi di fare in panchina? Certo, ma come fa, come si espone, cose, deve vincere. Deve cercare di portarla al termine, perché poi certe cose dà proprio di come se fosse un credo per quello che dice certe volte. E poi nel calcio sappiamo che non è così, insomma, può essere smentito da un momento all'altro, però sicuramente ha una grande forza, si vede che ha delle prospettive, sicuramente uno che vuole magari vuole arrivare, vuole cercare di fare il suo lavoro col calcio, ha un presidente che saranno amici di vecchia data, sono persone che... Però secondo me, io non voglio essere cattivo, però secondo me sono dei... Gente che fa quel lavoro. Fa quel lavoro, so gente che insomma vuole essere commerciante, che ti voglio dire? No, non l'hanno mai negato. Vogliono, e tu non sei cattivo in questo caso. No, vogliono portare un prodotto, vogliono cercare di portarlo a termine e secondo me ci vogliono guadagnare su questo prodotto. Però con la differenza, Pietro, che. L'hanno manifestato. Loro non so, l'hanno manifestato, però ti dirò di più. Strada facendo. Si stanno innamorando del giocattolo, certo. Perché comunque sia Foggia non è comune. Perché loro, loro hanno una grande chance ad avere la una piazza come Foggia, perché loro sono appassionati. Esatto. E si vede che il presidente è appassionato, si vede che si emoziona. Non si aspettavano di poter, quando hanno partecipato alla manifestazione di interesse, lo hanno fatto, presi, ma non pensavano di poterla vincere. Pensavano che ci fosse qualche La piazza in quel dietro. Momento non rispose. Io sono entusiasta. Però mestieranti competenti. Perché effettivamente. Questo è un grande vantaggio. Un grande vantaggio. Perché ci sono dei mestieranti che sono bravi, per cui gli vanno a dire. Se lo fumo negli occhi. Andrea gli va a dire, se gli dice Carmine, gli dice prendiamo il Foggia, io non sono del mestiere, tengo i soldi, dice ma prendiamo un Foggia perché me l'ha detto Carmine. Invece no, loro... Condizioni di concorrenza di campo, hanno occhio, in questo senso, mestieranti nel senso dirò di più, noi abbiamo sicuramente un allenatore che sa sicuramente se è il fatto suo, visto i risultati, ma abbiamo anche un presidente che è un grosso tecnico, non è un presidente, è uno che ha giocato a calcio, che ha altri interessi e qui sicuramente ha altri interessi, però è uno che ha giocato a calcio, è uno che disquisisce sulla tecnica. Facciamo una mini Atalanta qui. Loro sono per cazzi la situazione. Sono molto ben organizzati e sono molto. Sì, lo so. Pietro, tu sei un uomo di calcio, quindi. Pallone, in effetti l'avallo di tutto ciò qual è? Che questi sono partiti con un mese e mezzo di ritardo rispetto a tutte le altre squadre. E stanno lì, stanno oggi a un punto, probabilmente se secondo me sono anche molto schietti, molto esigenti, nel senso che se devono dire qualcosa di crudo e di nudo, te lo dicono, dici vedi che la benzina ci sta. Ma infatti Pietro, i palloni non ci sono, te lo dicono, te lo fanno capire che non ci sono. Invece questa realtà non si vive, hanno trovato un ambiente grosso che possono lavorare e speriamo che i risultati ci diano ragione. Ti dirò di più, qualche settimana fa il tecnico, il mister, era seduto dove sei seduto tu. Noi siamo rimasti tutti a bocca aperta quando lui raccontava di questioni di spogliatoio addirittura, cosa che non abbiamo mai sentito. Sì. Tu accendi, vedi la domenica sportiva e senti che alla fine i discorsi sono sempre gli stessi. Sì. Ma anche se non li ascolti già sai quello che devo dire. Sono tutti ovattati. Invece Corda è uno che dice le cose come si come stanno. Caro Antonio, mi hai dato un assist, perché adesso sai chi ci sentiamo? Corda. Intervista realizzata negli spogliatoi, nella sala stampa dello stadio degli Ulivi di Andria.
Mister Corda e Capitan Gentile. Per gli assist va meglio Maiellaro. Allora, Corda c'è una grande riserva, oltre a quello che venite a dire qua, vuol dire c'è altre idee, altre cose ancora. Cioè, c'è proprio una... Qui ti ha dato, ti ha dato la caramella. Carmine, dopo Corda, dopo aver ascoltato Corda, devo fare a Pietro una domanda propedeutica alla seconda parte del programma. Sentiamo Ninni, Corda e Federico Gentile. Assolutamente, abbiamo fatto due grandi gol, sia quello di Gentile che Cittadino. Sono stati due gol imparabili, due belle situazioni di gioco. È stato un bellissimo derby, un derby con l'agonismo sano. Sicuramente l'Andria merita qualcosa di più in classifica, perché è una squadra che sicuramente sia come giocatori, sia come pubblico, sia come tutto merita di più. Ecco, quanto importante era però subito dopo la sconfitta di Sorrento vincere questa gara per, insomma, continuare a inseguire il Bitonto? No, era fondamentale, non era importante, era fondamentale, ma al di là del Bitonto, di altre squadre, Taranto, Leal, Fasano, era importante per noi stessi vedere a che punto siamo dal punto di vista caratteriale, e sicuramente tra la Coppa Italia di mercoledì e poi vincere il derby qua è veramente una risposta molto importante. Un terreno di gioco che ha comunque tenuto nonostante il diluvio, ha permesso comunque alle due squadre di giocare. No, veramente un grandissimo terreno di gioco, fatto bene la società a lasciarlo fermo un mese per metterlo a posto, sicuramente così si può giocare bene a calcio, ha tenuto nonostante la tanta pioggia. Ecco, che Fidelis invece ha visto? No, una Fidelis che sicuramente probabilmente paradossalmente meglio in inferiorità numerica che a parità numerica, quindi ha dimostrato di avere carattere e sicuramente di seguire quello che gli sta chiedendo in questo momento difficile la società. Sicuramente una squadra che non merita di perdere 5 partite di seguito, sicuramente si può riprendere. Federico Gentile, quanto era importante portare via da Andria questi 3 punti? Era importantissimo, perché sapevamo quanto ci teneva la nostra gente, quanto ci tiene, soprattutto per la classifica e anche per riscattarci da domenica scorsa, che abbiamo fatto una brutta prestazione, e questa è una reazione che ci voleva. E nonostante tutto dobbiamo essere contenti, ma non troppo, perché c'è ancora tantissimo da lavorare. Questa era una partita dove dovevamo fare ancora molto, ma molto meglio, e noi lavoriamo per questo, quindi bene 3 punti, però sappiamo che dobbiamo ancora migliorare tanto. Approccio completamente diverso rispetto a 7 giorni fa con il Sorrento, ma soprattutto avete dato seguito alla bella prestazione di Coppa di mercoledì. Sì, beh, è ovvio che ti danno morale le vittorie, ti dà morale quando comunque riesci a esprimere il tuo gioco e a essere padrone del campo, e oggi siamo partiti subito forte, poi siamo stati bravi, un po' ingenui loro, noi a rimanere in 11 contro 10 e a fare gol, però non dobbiamo avere questi cali di attenzione che hanno permesso a loro di raddrizzare una partita dove noi dovevamo praticamente ucciderla, invece gli abbiamo dato quella piccola fiammella per poterci rimettere in difficoltà, e noi questo non dobbiamo farlo, quindi dobbiamo ragionare con questa mentalità qua, che non dobbiamo lasciare spiragli agli avversari, altrimenti è un problema. Sistemato il reparto difensivo con il ritorno di Viscomi e Anelli, ha girato bene davvero anche il centrocampo, anche in attacco si è lavorato per la squadra. Quanto sarà importante continuare su questo passo? Ma sicuramente Cristian e Francesco sono due giocatori fondamentali per noi, perché tutte e due grosse pedine, grossa personalità, sicurezza su tutto, quindi è normale che ci sono mancati, però siamo stati bravi a compattarci tutti quanti, a limitare i danni. Adesso dobbiamo ripartire più forti di prima, già da quello che abbiamo fatto oggi, e continuare su questa strada, perché sicuramente oggi, adesso, non siamo diventati bravi, questo è quello che dobbiamo capire, quindi continuiamo su questa mentalità e andiamo avanti. E abbiamo sentito anche Ninni, Corda e Capitan Gentile a margine del derby vinto ieri al Degli Ulivi di Andria. Tra un po' andremo in pubblicità,
però poi riprenderemo e avremo la seconda parte ancora ricca di cose da dirci. Tra l'altro apriremo anche la finestra sul calciomercato, cercheremo di scoprire altri aneddoti da Pietro Maiellaro. Umberto, so che volevi fare una domanda. Sì, volevo fare una domanda, ecco, visto che nella seconda parte di... Ricordi quando avevi le due televisioni? Certo. Non ti sei scordato. No, pensa che fosse... Volevo chiedere a Pietro, alla luce delle esperienze vissute in prima persona come grande calciatore prima e poi anche come allenatore, facendo del fantacalcio, se tu adesso fossi un responsabile tecnico del Foggia, nella prossima finestra di calciomercato, quali ruoli andresti a rinforzare? Ma Ibrahimovic è svincolato. No, vabbè, a parte le battute. Si potrebbe vincere tranquillamente. Cioè, non è che ci vuole, come si dice, a zingare, perché ecco, no, però vorrei che lo dicesse, ci siamo, appunto, insomma, no, una persona qualificata. Cioè, bisogna prendere chi fa gol, bisogna prendere un attaccante, perché anche per tutto il rispetto di adesso, ma da solo non può giocare. Quindi ogni solo tanto, un attaccante. Ogni tanto va, lo mette magari perché che deve riposare. Un Maiellaro che manda. Secondo te gli altri ruoli il Foggia è coperto? Beh, se poi si dovesse prendere un giocatore che ce l'hai già in copertura, però vai a prendere uno che sulla carta è superiore, è meglio che lo prendi, è normale che te possa far. Quindi i ruoli da rafforzare sono quelli del reparto avanzato. Un paio di giocatori sicuramente, qualche fuori quota servirà comunque, però è normale, nei ruoli fondamentali devi andarla a prendere, certo, il giocatore. Certo. E allora perché io l'ho visto giocare l'anno scorso, cioè Bari, ho visto giocare, non ha giocato molto, perché la realtà è quella, c'era perché a Bari c'erano 5 punti e lui giocava, quelle poche volte che ha giocato l'ho visto e l'ho potuto osservare, valutare. Però è normale che ha bisogno di un sostituto, ha bisogno di uno che gli gira intorno, insomma è tutta una la spalla, quindi giusta, la spalla giusta. A parte Tortoli che comunque però lui è quello che fa spazio per gli altri. Bisogna anche essere riconoscenti, si lascia perdere il fatto economico, però bisogna essere anche riconoscenti che aver trovato un giocatore che ha vinto un campionato col Bari, comunque con 10 presenze o con 8 o con 15 però è venuto a Foggia, insomma, è sempre una punta importante per questa categoria. Ma io ho grande rispetto per gli altri, anche per ragazzo, assolutamente la mia non era molto preparato, un ragazzo, insomma, che a parte che fa anche spogliatoio, ma al di là di questo, poi c'è il fatto che questo ragazzo, ripeto, è uno che prende le botte in avanti. Sì, sì, sì. Non ha nessuno che lo protegge, è lui che protegge gli altri. Sì, forse anche per questo arriva un po' offuscato, non è tanto lucido in fase conclusiva, a parte i colpi di testa che è fortissimo. Non lo so chi ci sta a fianco, a punti ci vuole un'altra punta che magari appunto possono anche giocare insieme, o possono Tortoli giocare in modo diverso. Scusami, se tu hai un centravanti che è forte di testa, perché io da resta la sua qualità migliore, allora se tu non mi dai i cross adesso va servito, dici, va servito con quella maniera, non parlare di un centravanti che se tu un centravanti che deve essere tutto con letto con la partita, ogni giocatore dal difensore all'attaccante ha delle caratteristiche particolari, forse a Foggia serve anche un attaccante. Vi devo interrompere perché dobbiamo andare in pubblicità, siccome la chiacchierata resta piacevole, poi con Pietro Maiellaro lo è certamente ancora di più. La continueremo tra 2 minuti esatti, prima pubblicità. Fabbrica Materassi Netti è produzione materassi in lana, a molle, in lattice, poliuretano espanso, microforato per una reazione perfetta. Fabbrica Materassi Netti, anche lavorazione con lana del cliente. E a Cerignola, via Melfi, chilometro 0800, telefono 0885 44 26 50. La Buca, trattoria e pizzeria con forno a legna. Da noi puoi trovare tutti i giorni a pranzo e a cena piatti tipici locali della nostra terra. Siamo aperti tutti i giorni a pranzo e a cena e proponiamo alla nostra clientela un menù anche da asporto a soli 10 euro. Vi aspettiamo, La Buca a Foggia, in via San Lazzaro 32. Domus Linea, esperienza trentennale nel settore, cura dei particolari ed uno showroom con oltre 150 porte per interni di tutti i tipi. Da Domus Linea trovi mobili su misura e arredamenti personalizzati. In questo periodo porte in offerta a partire da soli 159 euro. Domus Linea Foggia, corso del Mezzogiorno, prima traversa. Vieni a trovarci. Da sempre soddisfiamo le aspettative più esigenti.
Veriflex, azienda leader nella produzione di letti e materassi da più di 50 anni, si rinnova sempre. Vieni a trovarci, troverai tantissime novità. Ti aspettiamo senza impegno nel nostro showroom a Cerignola in via Melfi, chilometro 0 e 500. Telefono 0885 42 54 10. www.ceriflex.it. Network Consulting Italia. Consulenza anche via internet. Operiamo in tutta Italia. Viale Candelaro 13, Foggia. Telefono 0881 20 04 84. Fax 0881 20 04 84. Una mano per crescere. Solo da Euronics, dal 7 al 27 novembre, è già Black Friday. Compra quello che vuoi e ricevi uno sconto immediato alla cassa fino a 500 euro. Tutto a tasso zero, senza interessi e senza spese. Euronics, vive le tue passioni. Rieccoci, intanto qui è sempre piacevole continuare a parlare di calcio anche durante la pubblicità, perché con Maiellaro, insomma, sono lezioni. Eravamo arrivati alla Champions. Sono lezioni continue, sono lezioni continue. Caro Pietro, adesso ti facciamo un regalo che probabilmente lo ricorderai pure. Non so se la regia è pronta. Ti facciamo vedere una perlina di Maiellaro, una delle tante perle di Pietro Maiellaro. Qui siamo a San Siro. Ecco qua. Milan-Fiorentina, era il Milan di Van Basten, Gulli, Rijkaard per intenderci. Portiere piccolino, eh? Portiere piccolino, qui vediamo anche Cecchi Cori padre, che abbraccia Nils Lidholm prima della partita. E qui, insomma, sono tanti altri gol fatti a Taranto. Questo è un golletto così semplice. Hai praticamente mandato anche al bar l'ultimo degli spettatori che era allo stadio. Non poi... c'è pubblico, ma ti farei l'applauso. Fantastico. Qual è stato il gol più bello realizzato in carriera? Questo forse è uno dei più belli. Questo è il gol alla Juve? Questo è l'ultimo secondo, è l'ultimo minuto. Questo contro la Juve. Bari-Juve, pareggio di Maiellaro dopo il vantaggio di Schillaci. Mi sono fatto bene. A Schillaci gli diceva ruba le gomme. Complimenti Pietro, complimenti. Emozionante. Cotò ruba le gomme. No, emozionato. Beh, insomma, adesso grande campione seduto qua. Adesso con Totò andiamo a fare le partite con attori e cantanti, là, attori nazionale. Ci incontriamo, noi siamo stati 15 giorni fa insieme. Però quello a Firenze, questo è quello che tu giudichi forse il più bello o tra i più belli della tua carriera, guarda qua. Vedi. Se lo altro fa... che Ronaldo, questo è un gol alla Messi. No, se diciamo lo fa... che Baggio faceva i gol alla Maiellaro, diciamolo pure. Allora, se lo fa Messi si parla 10 giorni, 15 giorni della stessa cosa. Li rivivi questi momenti, Pietro? Quanti ne hai tirati fuori? Uno, due, tre, quattro, cinque. Meraviglioso. Però è da oltre la metà campo là. Meraviglioso. Ma ti allenavi con Alberto Tomba? Però beh, anche quello fatto a San Siro, insomma, sì. Ogni tanto viene qualcuno, dicevo, oh, io devo gol là, prendo un telefonino e ti fa vedere la casa, però quando facevi Pietro, quando facevi la scuola calcio al mio impianto sportivo, queste cose non le insegnavi ai bambini. Pietro, ma ti fa effetto di vederle queste cose? Ormai ti sei abituato. No, vabbè, mo oramai sono passati troppi anni. Poi sono uno che non ti emoziona facilmente, ma emoziona da su. Io se sto da su mi emoziono. Se sei da gente, ma anche perché hai calcato quei campi dove era pieno di. Questo è qui a Firenze. C'è un giocatore al momento che quando guardi in TV o magari anche dal vivo. Chi è l'uomo Maiellaro per intenderci? Mi assomiglia tecnicamente. Questo ragazzo mi assomiglia tecnicamente anche come sta in campo dal punto di vista tattico. No, invece io dicevo... C'ho difficoltà, però qualcuno, più di qualcuno, insomma... non trovo il... Con Cassano... La figura giusta. Vabbè, Cassano, un po' diverso? Cassano un po' diverso. Cassano lui era più...
diciamo nei 16 metri, 20 metri, più, più avanti, un raggio d'azione di 30 metri. Era più uomo squadra. Però lui, uomo squadra. Lui, no, lui, era, lui giocava a partita più indietro. Palla nei piedi, era micidiale. Beh, comunque, se crescerà ulteriormente, credo che Zaniolo possa essere... Però Zaniolo è già più fisicamente, più grosso. Più strutturato. Più strutturato. Per certe caratteristiche, io per certi, quando facevo certe situazioni, era Gagà quello che più... certo, nel mondo europeo, che faccio le situazioni, io c'ero nelle partite in cui prendevo palla oltre la metà campo e andavo verso, driblavo, andavo da e vedevo, anche se lui è più alto, insomma, di Pietro, qualcuno, dei giocatori con la fantasia anche a distanza di tanti anni, qualcuno si continua a chiedere. Pietro Maiellaro probabilmente non aveva nulla da invidiare, no, tecnicamente a Izzola piuttosto che a qualche altro grande calciatore, Baggio, penso a Baggio, posso pensare. Allora, all'epoca c'era tutte le squadre avevano due o tre elementi di valore. C'era Sampdoria, aveva Mancini, e via. Certo, Vialli. C'è tutta gente. L'Inter aveva, a quel periodo aveva Mateus. Matteoli. Quei difensori erano quelli che... Maiellaro e Battistuta. La Juve aveva... Asler, aveva Müller, aveva... Cioè, però qualcuno si chiede, no? Per quelli che sono i tuoi mezzi tecnici. Napoli aveva. Un Napoli teneva. Non so, chi teneva, non mi ricordo. Tu ci hai giocato con. Non mi ricordo. Com'era Maradona? Altra cosa. L'avversario più forte che mi hai incontrato? Maradona? L'avversario più forte. Vabbè, Diego per antonomasia, insomma, per nettamente proprio diverso. Che poi era normale, un giocatore un po' particolare. Però ci sono stati grandi giocatori, tantissimi giocatori. Matteus era micidiale. A proposito dei grandi giocatori, però non mi fate fare la domanda, scusate un attimo. La gente si chiede, uno come Maiellaro poteva fare ancora di più di quello che ha fatto? Che cosa ha frenato per certi versi l'ascesa verso, insomma, magari... Questa domanda che mi hai fatto tu me la faccio per tante volte, me la faccio. Non mi so dare una risposta. Infatti c'è una persona molto vicina a me mi dice sempre... Fate una domanda e date una risposta. E me lo dice anche per tante altre cose. Forse Pietro Maiellaro è stato il più grande calciatore nato in terra di Capitanata. O mi sbaglio? Sicuramente. Può darsi che a livello di carriera può darsi che ci sia stato qualche altro. Diciamo che a livello qualitativo, magari tecnicamente, può darsi che sia stato. Sì. Di Foggia c'è Pasquale Padalino che è arrivato in nazionale. Però Pasquale era un giocatore diverso da me. Però Pasquale era un leader. Però Pasquale era un leader. Lui nella Fiorentina c'era lui in Battistuta. Diciamo che ha fatto il capitano. Cioè io in gente squadra ho fatto il capitano. Oggi a Taranto c'era gente dei 30 anni, io ho 22-23 anni, mi hanno fatto il capitano. A Bari c'era gente che giocava da 10 anni nel Bari, gli ho fatto il capitano. Pietro, oggi Maiellaro, per dire, quasi fa fatica a trovare squadra, no? Il 10 sta sparendo per certi versi. Sembra quasi un problema. Beh, adesso un buon po' di meno. Mostra qualche fenomeno che sta ricominciando un'altra volta a portare. Però ci sono stati di 3 o 4 anni, fino a 5-6 anni fa, era una cosa micidiale. Sembrava che il numero 10 fosse malato, non poteva. Sembrava che avesse la febbre tutti i giorni, tutti gli allenamenti, non potesse mai giocare. Basta guardare anche il Milan. Sì, ma mi viene da ridere perché tu poi vai in Sud America, vai in certe squadre, vai in Brasile, vai in certe squadre, vai come hai detto prima, ne fanno giocare più, ce l'hanno e più ne mettono dentro. Qua non siamo capaci di far giocare uno che tratta la palla diverso dagli altri, non può giocare perché non sappiamo come collocarlo. Qualcuno dice saltano gli equilibri. Se ne esce che si stronza. E poi dove ci si partite, qua chi fa? E poi quando diventi piatto, chi ti salta l'uomo? Chi ti mette una palla filtrante? Sì. Quanto è cambiato il calcio rispetto al tuo calcio? Oggi, io ricordo, no? Nel tuo periodo c'era per esempio Maradona che vinceva la classifica dei canonieri con 16 gol. Oggi dopo 10 partite... Un attaccante medio, 16 gol li ha già fatti. Lewandowski in Germania. Mi hai tolto la parola, già arrivato a quello, ma sono tutti gli altri. Però io quello che potevo, e sempre dico, che prima già io mi vedo sempre su di me. A me mi prendevano alle 2:30 del pomeriggio che iniziava la partita e mi lasciavano alle 4:15. Alle 16:15 mi marcavano così, non ti facevano respirare. Gli allenatori che ti dicevano, Marco, non pensare, non giochi tu, non deve giocare lui. Bravo. E tu devi pensare, oltre a giocare a palla, devi anche pensare all'avversario. Cioè, se ti veniva da fare la pipì,
non potevi andare perché dice, ci paghi tu per me, si rimane allenato e poi l'avversario che ti teneva così, dice posso andare in bagno. Oggi è cambiato, oggi non ti marca nessuno, io vedo più un mondo virtuale, quei pochi che ci sono sono bravi. Però che mi è scappato mentre giocavo? No, meno male, almeno questo no. I tre giocatori al mondo più forti, tecnicamente. Qualitativamente parli? Sì. Beh, qualitativamente secondo me Neymar è uno dei più forti che sta, secondo il mio punto di vista, mio. Poi ha un caratterino un po' particolare, chissà però, chi somiglia. Però sa giocare a un pallone rispetto agli altri, è uno che lo limiti ma non lo fermi, lo limiti, non fermi. Quindi se lo marchi, anche se lo marchi a uomo non lo fermi. Lo metti al di sopra di Messi e Ronaldo? No, dico per qualità, sì, cioè, per qualità. Adesso attualmente più di Ronaldo come tratta la palla e come gioca, che Ronaldo. Ronaldo fece i gol, Ronaldo è un marziano fisicamente, è un animale, sì. Una macchina da guerra. Poi la storia parla da solo, non gli possiamo dire che ha fatto il fenomeno, è inutile che. Poi Messi è quello di vera eccellenza. E in Italia? Però Messi c'ha questo cavillo, questo tappo chiuso che nelle partite proprio quelle vere che ha fatto. Basta vedere il nazionale. È venuto molto meno. Questo sì. Basta vedere il Nazionale. Però col Barcellona, parliamoci chiaro, col Barcellona aveva la palla 70 minuti di tenere la palla Barcellona. Lui entrava in azione ogni 30-40 secondi, ogni minuto. Perché io dammi la palla a me, ti faccio l'azione, poi mi fermo 30-40 secondi, un minuto recupero, poi me la riportano un'altra volta a me, io vado. Dopo Barcellona Xavi, Iniesta, Neymar, Dani Alves, Suarez. Quelli arrivano, gli girano intorno, gli corrono, danno la palla, i centrocampisti danno la palla, lui recupera. Lui se lo aspetta, a me non tu sei una volta che recuperati, invece ti tengo sotto pressione per tutta la partita, vediamo certo. Se tu riesci. Certo. Infatti, quelle poche volte che l'hanno marcato ha fatto sempre fatica. Anche però, se senza nulla togliere che sia Pietro, sia però diabolico, non un penso... giocatore straordinario, un fenomeno. Tu l'hai conosciuto. Pietro, non pensi che sia giusto tutelare però questi grandi campioni? No. Che hanno una qualità tecnica diciamo sì, al di sopra di tutti, certo, quindi vanno tutelati. Però anche. Questa gente qui, io mi rivedo, io non avevo paura di andare a affrontare l'avversario, come marcavo, dell'arbitro, perché tu devi avere anche dei rapporti. Però è normale che l'arbitro al momento opportuno devi intervenire, perché se questo gioca solo a tagliare le gambe, a fermare il gioco e non far giocare non va bene. E certo, ma questo finalmente... Poi ci sono degli altri arbitri, per esempio io quando arbitravo c'erano degli arbitri, quando giocavo c'erano degli arbitri che erano proprio delle teste, e poi invece c'erano degli altri protagonisti che tu avevi dei rapporti, io con Delia, con Bocci, perché io facevo un teatrino in tuo campo con loro, loro mi dicevano ma mi raccomando fammi divertire, lo giuro, proprio cose dette, io dicevo oggi fammi divertire, fammi vedere che fai qua. Cioè, poi parlava di Serie A, mi diceva... Certo. Ma era già un momento, un motivo per dire, un rapporto diverso. Allora, vi posso dire una cosa? La cosa straordinaria di Maiellaro, comunque di chi ha calcato i campi di calcio a un certo livello, è proprio... mi fa molto specie. Io, qualche anno fa, ero capitano in tribuna e a fianco a me c'era un altro calciatore che aveva giocato ad alti livelli e mi spiegava la partita io non l'avevo mai vista, ecco, sì. Io non mi ero mai posto il problema. Chi era questo calciatore? Vabbè, non te lo dico perché magari non vuole essere... Vabbè, te lo dirò un altro momento. E che cosa è successo? Che in questo mi è un po' appropriato questa domanda, non me l'aspettavo. Vabbè, era Gigi Russo. Terzino del Foggia, del Genoa, e lui mi raccontava, io vedevamo la partita assieme e lui mi raccontava la partita come un occhio diverso, chiaro. Adesso come dice Pietro, io non mi ero mai posto il problema se un arbitro scendeva in campo per arbitrare, per dire tu fai questo, tu stai a te, e invece no, sento dire dopo 50 anni di calcio, che io non avendo mai giocato a calcio tra l'altro, sento dire da un campione che c'erano gli arbitri che dicevano fammi divertire oggi. È bellissimo, ecco, tra l'altro. Loro ammiravano anche le gesta, insomma, di la questi qualità. Campioni. E questa è una cosa che, ad esempio, è bello ascoltarlo, ecco, questo volevo dire. Poi ogni tanto c'era qualcuno che ti diceva prendevi gol e ti diceva oh, non è mica colpa mia, avete fatto infilare come tortore. Diceva, avete fatto un filato come torta, avete detto, diceva, visto, un cazzo si permetta di stare. Cioè, bellissima questa cosa. Fallo venire più spesso. No, ma poi come cavolo riferendo a quello che dicevi prima tu, infatti... Però adesso, Carmine, mi permetti,
i parolacci che si dicono adesso in televisione, sì, sono una cosa. Sembra che adesso faccia. È solo quello, oh, sembra che audience per forza. Per fare audience bisogna. Abbiamo un personaggio, a parte questi. Cioè io che Cozzalone lo conosco da quando aveva 15-16 anni. Certo. Questa è una cosa che ti dico in confidenza. Perché noi ci andavamo ad allenare a Capurso col bar, sì, e lui veniva a vedere gli allenamenti. Noi quando chiamavamo e ci diceva piglia la coca a mio amico Giovanni, lo sento, gli prendeva la Coca-Cola, a me pigliava la gazzosa. E gli diceva piglia la gazzosa dal coso che c'era dal barretto. Lui veniva là e mi diceva che ci portava sta roba qua. Quindi che cosa e poi lui ecco questa cosa, che ecco l'ha detto pure, questo fatto qua l'ha raccontato anche sui giornali. Sul fatto che dicevo che lui allenava, cioè veniva a vedere il parere. Gli allenamenti. È venuto a fare molte volte il teatro, due o tre volte, ma sempre mandato a chiamare, ma ci sono meglio. Come l'ho conosciuto anche io, quel Zalone, anzi, l'ho avuto, avuto modo di fare qualcosa con lui in passato, ma in maniera molto piccola. E in effetti lo rivedo nella descrizione che fa Pietro. No, la cioè, cosa bella, molto modesto, la cosa molto bella che volevo c'è dire. C'è un bellissimo articolo uscito qualche giorno fa, se non ricordo male, o sul Corriere o su Repubblica, dove appunto Checco Zalone spiega, è titolato così: per fare il cafone ho studiato tantissimo. Sì, e sì, quindi sì, è un messaggio che ha lasciato Zalone per studiare, per continuare, perché anche per fare quello. Che cafone, questo significa. È un Cozzalone. Sì, perché in effetti si chiama Cozzalone. È un Cozzalone. Noi qua diciamo che si un caturci, un tamar, non chiamiamo gli amici veri non lo chiamano Checco, lo chiamano Luca, perché lui in effetti si chiama Luca Medici. Perché qua abbiamo gli ortaggi, invece a Zona Mare stanno le cozze. I mitili li chiamano Cozzalo. Torniamo a parlare di calcio. Infatti la cosa che mi piaceva sottolineare, a quello che diceva prima Pietro, la questione è che Maradona insisteva su questo fatto, diceva a me non mi preoccupa se mi tirano la maglia, però quando vengono da dietro che io non li vedo e non li posso contrastare e ti danno da dietro e lì ti fanno male. Ecco perché adesso il fallo da dietro poi è stato preso in considerazione. Una cosa che non sopportavo molto erano questi qua che si aiutano con i gomiti, alzano gli alettoni, molti difensori lo fanno e quelle vabbè adesso vengono puliti maggiormente. Una cosa che non piaceva Materazzi su queste cose certe volte mi dava fastidio. Lavar sei favorevole? Anche se non ci ho mai giocato con Lavar, come lui ci avrei litigato. Pietro, Lavar sei favorevole? Sono favorevole, ma sta diventando troppo esagerato ogni minima cosa. Poi le cose più, secondo me, più evidenti magari non le vedono. Bravo. O sai cosa voglio dire io? Entro un po' nel dettaglio. Io se fossi ai vertici metterei degli ex calciatori dentro là. Però non gli farei vedere chi va dentro. Gli metterei una maschera e farli entrare senza sapere chi è andato dentro lì. Perché certe dinamiche di falli non li capiscono chi ha fatto l'ex arbitro, chi ha fatto l'arbitro e che cosa. Perché cioè, non hanno giocato molto a calcio, intuire e anticipare. Allora, sai qual è l'episodio che ti dico io? L'episodio del Napoli contro due partite fa. Con la Lazio? Il rigore? Oh, a Roma con la Roma. Il rigore? Il gomito in faccia? No, Chiaier, dove sta? Chiaier, vabbè, adesso ci siamo. Alla Lazio. Napoli Atalanta. Ecco, là la dinamica che loro non hanno letto è che lui si è disinteressato del pallone, perché si è visto perso, non potendo più uscire di testa, stando in ritardo, perché Llorente sarebbe andato ad attaccare la palla frontalmente di testa, ce l'aveva di fronte. Lui vedendosi perso si è girato di schiena, certo, e non prendendo più la palla è andato a fare il blocco su. E sembra che Llorente avesse messo il braccio come per dire di dare una gomitata, invece no, lui ha trovato l'ostacolo. Certo. Si deve coordinare, perché io devo dar forza al pallone, devo colpire o no? E colpisco, mi apro le braccia e vado a colpire. E questo è sembrato tutto il contrario. Se fosse stato un giocatore avrebbe dato un gol sicuro, rigore sicuro, netto. Però, perché però, lui si è disinteressato. Quindi sei favorevole parzialmente. Sempre le cose vengono fatte, poi troppo tempo, troppo macello, e poi si girano intorno, perché secondo me poi se cominciano a parlare a passare la palla là. Lì dentro, perché quello non la vede bene, dici tu me l'hai vista e ripartono un'altra volta e ricominciano un'altra volta. Si ferma per troppi minuti. E poi ti parlo anche dei calciatori. Quando si fa un fallo, un calciatore sa distinguere se l'hai fatto con cattiveria o l'hai fatto perché ti è capitato di farlo.
Sì, questo però l'arbitro non lo capisce mai, te lo dico io. La comitata si dà, non si dà, ti intuisci quando vado a saltare di testa, quando lo metti di proposito. Ma tu non, non credi che queste cose abbiano tolto queste furbate al calcio? Perché anche quello esiste. Sì, quello sì. O no? Ma l'hai detto prima. Le cose più evidenti, quelle le devi pulire, le cose che si sono sempre state. Perché anche il fatto, diciamo che qualche errore in meno. Per esempio, un fatto della linea che tu vedi gol perfetto, mo per un centimetro te lo il fuorigioco, il gol te lo vedono e ti dici no, non è gol, se no sa quanti gol si sarebbero dati e quanti certo. Torniamo a parlare stasera, è una puntata davvero particolare perché insomma con Pietro me l'aspettavo sinceramente, conoscendo l'esuberanza nel senso buono del termine del personaggio Maiellaro. Torniamo a parlare del Foggia invece e apriamo la finestra relativa al calciomercato e vado qui da Daniel Miulli. So che abbiamo anche delle grafiche inerenti alle possibili operazioni del Foggia, un mercato ormai alle porte, mancano pochi giorni all'apertura del mercato in Serie D, a gennaio invece ci sarà la possibilità di pescare anche tra i professionisti perché ci sarà l'apertura del mercato di C, di B e di Serie A. E allora Daniel, quali sono le novità che ci porti questa sera? Sì, allora se la regia è pronta con le grafiche le andiamo subito a guardare. Questo è il primo nome, Andrea Cocco. C'è un ritorno di fiamma, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Vi do un piccolo particolare, un aneddoto che è successo mercoledì durante la partita di Foggia-Cireale. Perché durante la diretta Cocco ci ha seguito e quindi Cocco ha seguito la partita di Foggia-Cireale. E questo non può che aprire degli spirali su un possibile ritorno di fiamma con questo ragazzo dell'86, attualmente svincolato. C'è stato un interesse da parte del Trapani e non è una notizia perché è stato ormai pubblicato anche sui quotidiani nazionali. E Cocco sta appunto valutando le due possibilità, se sposare il progetto Trapani, comunque sappiamo anche le difficoltà della società granata. Quindi c'è Nemberg che in questo momento sta facendo la corte a Cocco. A Cocco, per intenderci. Per intenderci sì, o se ripartire dal Foggia. Comunque una società che lo stima da sempre e lo sta cercando da agosto. Soprattutto Daniel con un allenatore che l'ha lanciato. È stato quello che lo ha lanciato. L'ha lanciato e che lo vuole rilanciare, quindi una doppia vita calcistica pronta. Classe 86, insomma un giocatore maturo, 33 anni, nato l'8 aprile dell'86 a Cagliari, Cagliaritano, proprio come il patron Roberto Felleca. Andiamo avanti perché il secondo nome invece è un nome nuovo, non abbiamo mai fatto, ed è un ragazzo, è un classe 2001, si tratta di... E Foggia è alla ricerca di un 2001. È alla ricerca 2001. Di un 2001, quindi diciamo un'annata pregiata che manca, ed è questo Federico Marigosu, un trequartista che in realtà può essere impiegato anche a centrocampo, un 2001 della Primera del Cagliari, è stato convocato nella Nazionale Under 19 in questo campionato primavera, 8 partite, un gol e 5 assist, quindi è un ragazzo che fa segnare davvero tanto ed è davvero il gioiellino della scuderia sarda e potrebbe essere anche un uomo in più a centrocampo, anche perché nelle scorse puntate abbiamo parlato di un interesse per Corvino e se dovesse arrivare Corvino come esterno nell'ampio centrocampo a 5, un ragazzo 2001 come Marigosu potrebbe rientrare come interno. Ma chi si allena con la primavera? Si allena con la prima squadra? No, giocano con la primavera. Si allena con la primavera o con la prima squadra? Con la primavera al momento, però questo ci potrebbe essere una possibilità, perché se si allena con la prima squadra diventa più complicato. Al momento sta giocando con la prima. Se gli conviene, perché poi il Cagliari sta facendo un ottimo campionato. Sì, metti caso, è un ragazzo molto interessante. In questo momento è la sorpresa del terzo in classifica. Terzo in classifica in Serie A il Cagliari. Sarà contento Fellega, che non ha mai nascosto questa la simpatia per la squadra. Invece il primo giocatore sarebbe quello che si parla sempre, che sta punta che dovrebbe essere. Vicenza, ex Pescara, tanto esperto, vinse qualche anno fa anche la classifica dei canonieri, se non erro, in Serie B. Con la maglia del Vicenza. Quando era al Vicenza, compagno di reparto di Galano. In questo momento è un giocatore senza squadra. Chiaramente potrebbe, nell'eventualità di mancate offerte da categorie superiori, prendere in esame anche la possibilità di venire a dare una mano al Foggia, che è comunque alla ricerca direi quasi disperata di almeno un attaccante di grande spessore. Però loro sono amici. Spessore.
Sono amici, bisogna capire, però insomma, però come la vedi un giocatore che ha, una richiesta dalla Serie B, magari un interessamento, non una richiesta, un interessamento alla Serie B. Parlamoci chiaro, quello guarda proprio futuro. È normale che se vanno dei professionisti stare i contributi. Certo. E aspettare. Certo. Poi di chi contributi gli rimetti. Sto scherzando, però sono cose che si vedono. Forse scherzo fino a un certo punto. Fino a un certo punto. La realtà è quella. Poi è normale che se uno ci sono squadre dietro che sono professioniste e magari non lo prendono, non lo pagano niente, gli fanno il contratto. Poi fanno delle scelte personali. Se poi ci va di mezzo l'amicizia e il rispetto, che magari ci tiene ai dirigenti del Foggia, ci tiene tanto, magari. Anche potrebbe ritornare tra i professionisti l'anno pro, cioè, tra poi vince il campionato e qua magari fa la cicolfoggio. Certo. Daniel, hai notizie di Santoro? Allora, doveva esserci un incontro sul fine settimana con la dirigenza del Gravina. Non so sinceramente se c'è stato, però comunque Santoro resta una priorità, l'abbiamo detto più volte, la disponibilità sia da parte del calciatore che da parte della dirigenza è anche un obiettivo di mister Corda, però bisogna stare attenti perché, come diceva bene prima Pietro, anche squadre come il Bitonto quando arrivano a dicembre e sono ancora su cercheranno di rinforzarsi e di anche strappare qualche pedino importante alla concorrenza, come ha fatto lo scorso anno in Cesena, che rubò il giocatore più importante delle altre squadre per placare la spietata concorrenza di quel girone e poi comunque vinto. Senti, è sempre del Cagliari di Cusumano, il difensore centrale. È un difensore centrale, è un ragazzo, potrebbe esserci 1,87 m. L'interesse, però in realtà penso che dal punto di vista della difesa il Foggia cerca più un uomo di esperienza. Quindi perché un sostituto magari di Maccarone è venuto meno, abbiamo Anelli e Viscomi, l'abbiamo visto ieri quando c'è Anelli il Foggia vince, è ritornato anche Viscomi, Dieno si sta comportando bene anche nel terzetto difensivo, è un uomo aggiunto, ma secondo me lì mister Corda cerca un uomo di esperienza come lo cerca in attacco e nella dimostrazione il continuo interesse per Cocco. Nel centrocampo? Beh, potrebbe esserci questo ragazzo, questo Marigosu, e poi bisogna valutare anche appunto il nome di Corvino. Io penso che Gerbaudo sta ingranando e l'ha detto anche il mister dopo nel post partita con la Gerbaudo. Ieri a me è piaciuto molto Gerbaudo. Sì, ma anche Capitano Gentile. Così come mi è piaciuto molto anche Kurfalidis. Kurfalidis che tra l'altro è un 2002. Quindi certo, è ancora più piccolo, è sotto la media dell'obbligo di schierare. Non ha ancora compiuto 18 anni. Perché è fine 2002. Quindi a 17 anni. E poi ieri grande partita di Gentile. Ieri Gentile ha preso in certi momenti davvero la squadra. A telecamere spente nel post partita il capitano ci ha detto cerco di fare sempre il massimo, cerco di dare sempre di più. E lui ha detto bene capitano, allora così se vuole continuare a migliorarsi domenica ne dovrà far due. E lui mi ha guardato e ridendo e mi ha detto ma non sono Cristiano Ronaldo. Quindi questo è un piccolo aneddoto. Pietro, stavi aggiungendo qualcosa? All'inizio avevo dei dubbi su Gentile. Sì? Perché... cioè, sono molto in queste situazioni sono molto attento, no? Quando lo vedo i giocatori un po' più esperti agli inizi, magari per vedere una squadra, perché lo vedevo più come un vigile urbano. Le prime partite lo vedevo come un vigile urbano, mi davo quell'impressione, mandava gli altri. È un allenatore in campo. Lui lo vedevo fermo, lui dice, secondo me, non lo so se questo si aiuta solo con la bocca e poi... Però devo dire che mi ha smentito, perché le prime partite, però parlavo della prima partita di Coppa Italia a Brindisi. Sì. È già la prima ancora. Poi se ne inizi invece adesso devo dire che è entrato in una dimensione. Devo dire un leader. Finalmente è tornato a giocare nel suo ruolo, perché ha fatto anche il difensore centrale. Lo vedo che il bomber, 7 gol tra campionato, non solo il gol. Infatti ritiro i pensieri che avevo fatto all'inizio, in qualche partita, perché il ragazzo si vede che gioca in quel momento era quello, almeno per questi livelli il giocatore si vede che ha personalità. Mi ricordo una partita che giocammo, lui partì dalla panchina, c'era un caos al centrocampo. Quando poi il mister lo fece entrare, mi si ordine, lì si è capito che quando non c'è... Che poi c'è a disposizione, allora c'è già si dico, all'inizio, perché ho avuto a che fare con i giocatori. Ho avuto pure io questa impressione. Urbano, Ho avuto a che fare molto come che facevano così. Vai, chiudi là, no. Metti là. L'unica cosa che non potevano fare è i multe, però questo ieri si faceva tutto che... E il fischietto, mancava solo qui. Però poi alla fine, con quelli non ci siamo andati d'accordo.
Invece qua non è il caso, perché no, comunque, Gentile è proprio forte. Infatti si stanno dimostrando diversamente. Pietro, con chi hai legato di più nella tua carriera calciatore? Beh, diciamo che allora c'ho amicizie proprio trentennali, proprio gente però che mi sento, mi guardo, insomma, ho contatti sempre, questo sì, però con gli amici proprio più stretti, c'ho un amico più stretto, sono Giovanni Noseto e Terracelli. Presidente, calcio, invece, gli presidente, amici proprio più stretti che ho. Presidente, Baresi, a cui sei legato? Ma io ti devo dire che ho avuto la fortuna di avere molti presidenti bravi, gente per bene, gente veramente, e ne ho avuto parecchie. Però credo che Matarrese sia, oltre ad essere stato un grande presidente, è stato un padre, insomma. Antonio? No, Vincenzo Matarrese. Io quando andai al Bari, Antonio passò alla Lega. Alla Lega. E prese Vincenzo. Pietro, il tuo rapporto con Batistuta, il Montone, come tu lo chiami? Vabbè, il Montone, se voi vedete il libro che ha fatto, il Montone mi menziona per certe cose, perché io quando lui è arrivato l'ho aiutato. L'ho aiutato. Io e Iachini l'abbiamo aiutato tantissimo ad inserire, perché era più giovane, c'era qualcuno che lo boicottava, calcisticamente parlando lo boicottavano. Perché negli spogliatoi accadono anche queste cose. Sì. E certo, viene un guaglione che ti può spodestare, viene il ragazzo che... Tu pensi che in quello spogliatoio gli attaccanti erano Branca, Borgonovo, Buonanima. Uh-huh. Vedi? Certo. L'altra punta. Erano grandi attaccanti. Sì. Erano grandi attaccanti, sì. Era gente che, insomma... E il ragazzo è venuto dall'Argentina, sai, 21 anni, appena arrivato, e l'abbiamo aiutato piano piano, insomma, abbiamo... Gabriele. Però si vedeva che... Il personaggio più antipatico che tu abbia mai conosciuto nel calcio. Beh, a me gli antipatici... Io devo dirti che ce ne sono tanti, però ti posso dire che... E certezza che ci sono dei leccaculo, ci sono dei lecchini che proprio non ti dico proprio che è una cosa impressionante. Sì, è vero. Ce ne sono vero, tanti, è vero. Negli spogliatori. È vero. Ce ne sono tanti. E a me la Roma piaceva, no? A me non piaceva. Assolutamente. Perché poi me ne accorgevo, ce ne accorgevamo chi era. Una volta alla lavagna scrissi. Una volta ci scrissi io, guardavano i giocatori sempre nella stessa squadra. Andai alla lavagna e scrissi il contrario, dici, vedi che qua se stiamo a bar, non stiamo a... perché venivano tutti da stessa squadra. E poi ho detto, ma chi è stato? Sono stati gli stessi. Tutti i giocatori che arrivavano, che cazzo, sono da stessa squadra i giocatori, dalla stessa squadra non arrivano. E allora... Ci sono, perché quando tu... Perché tu hai detto una cosa, come si parlava prima della società, quando è andata via, non è andata, è stata bene, i giocatori poi, insomma, il Foggia ha fatto male, è andato male. Cioè, perché tu dici delle cose e poi subito dopo si vengono a sapere fuori? E per forza, c'è qualcuno che parla. Adesso per forza qualcuno. C'è la spia, per forza. C'è qualcuno che è la spia dello spogliatore, se si vengono a sapere, è chiaro. O specialmente cose serie, ma si sono cose tecniche, ma si sono cose fatti serie. Pesanti. Diventa una cosa... E c'era qualcuno. Poi magari c'è quello che finisce la gara, tu ancora non hai finito la partita, magari hai perso, c'hai le uova così, capite? C'hai le... la metafora è chiara. E vedi che questo qua a un certo punto ti viene lì a spunzecchiare, a spunzecchiare. Parla con il vicepresidente o cosa, gli dici questo ha fatto così, quest'altro ha fatto con lì, e tu stavi in campo. Certo. È il primo che ha fatto più danni degli altri. Beh, accade anche questo nel calcio, cari amici. Sì. E allora vediamo la grafica inerente al prossimo turno di campionato. 13ª giornata del campionato di Serie D, girone H, come detto il Foggia atteso dalla sfida interna contro l'Altamura. Altamura reduce da questa squillante vittoria contro il Brindisi per 4-0. Le altre sfide della giornata, c'è questo importantissimo, direi anche abbastanza, insomma, curioso per certi versi, nel senso che c'è curiosità nel vederlo, Cerignola-Fasano, perché il Cerignola è in ripresa, il Fasano non molla, è lì aggrappata alle prime della classe. Poi c'è Brindisi Francavilla, Foggia Altamura, Casarano Agropoli, Grumentum Gladiator, Nardò Gelbison, Nocerina Fidelissandria, Sorrento Bitonto. Questa è la partitissima, se vogliamo, della giornata, perché si incrociano
la prima e la quinta, ma che al momento sono separate da pochissimi punti, perché il Bitonto ha 22 punti, 25, o meglio, chiedo scusa, il Bitonto ne ha 25, il Sorrento 22, anche se il Bitonto, la classifica al momento, non tiene conto della gara sospesa ieri contro il Grumento. Ma a chiudere il quadro c'è Taranto-Gravina, Taranto che scoppia di salute al cospetto di un Gravina che comunque è una squadra da prendere con le pinze, perché è una squadra che è abituato anche a sorprendere per certi versi. Noi abbiamo visto anche allo Zaccheria, dove era in vantaggio 3-1 a un certo punto della gara. Partita più importante, no Pietro, sicuramente quella di Sorrento-Bitonto, magari lì il Foggia potrebbe approfittarne, perché chiunque, qualsiasi squadra dovesse fermarsi, per il Foggia comunque rappresenterà un vantaggio. Una squadra come il Foggia giocando in casa non può sbagliare. Beh, assolutamente. Domenica deve vincere per fuori. Certo. Poi sapendo che il Sorrento è una buona squadra, perché il Sorrento è una buona squadra, potrebbe anche fermarlo il Bitonto. Anche il pareggio. E il Sorrento potrebbe venire su, che potrebbe avere la svolta nel campionato. Beh, chiaro che se il Sorrento dovesse Taranto-Gravina, Taranto-Gravina, Gravina, perché l'anno scorso penso che ci sarà una partita molto accesa, perché il Gravina l'anno scorso ha battuto il Taranto a Gravina, erano successe, pensate, da quella gara là saltò l'allenatore. Cioè, ci sarà anche un motivo di rivalsa da parte dell'allenatore del Taranto. Certo che non trascurerei però, e potrebbe farci un grosso favore il Cerignola, perché se il Cerignola riesce ad ingranare e a battere il Fasano e noi vinciamo, ci anche se non me ne vogliano a Fasano, però il Fasano ritengo che sia meno attrezzato rispetto a Bitonto, appunto, Taranto. È bene che inizi a perdere. Io alla fine immagino, anche se occhio, perché anche lo stesso Cerignola potrebbe fare, cioè, il palato un filotto di 6 o 7 partite, se poi deve andare, perché per come vedi questo campionato così equilibrato, il Cerignola per te, Pietro, è fuori? È tagliato fuori o può ancora inserirsi? Secondo me no. Però io sono per le squadre di vertice. Quando sono le prime due squadre che sono sempre le, ed è difficile recuperare 7-8 punti, 9 punti. Anche perché ne crolla una, ma devono crollarne parecchie. Però il Cerignola potenzialmente, diciamo che è una squadra che può vincere delle partite, può avere un filotto di vittorie. Se accorci in un paio di mesi, accorci, sicuramente la puoi giocare, perché poi saranno gli scontri diretti a decidere molte cose. Certo. È partito malissimo. Adesso si sta riprendendo. Però secondo me a noi sta meglio una vittoria del Cerignola. E ovviamente una nostra vittoria, perché preferisco che magari il Cerignola rimane a 7 punti, però distanziamo di altri sostanzialmente di 4 punti poi il Fasano, che poi alla fine sì, è vero che mai puoi non credere nella però la classifica dice questo, i punti li sta facendo, assolutamente. A quel punto io preferisco una vittoria del Cerignola. Ma tu devi guardare sopra, non devi guardare dietro, devi guardare avanti. Lo so, no, anche certo guardare punto, dietro è importante. Ma no, se guardi dietro vuol dire allora che ti devi fermare. No, un punto, Gino. Non significa che tu devi vincere. Facendo gli scongiuri può darsi. Antonio, ma tu devi vincere. Devi guardare avanti al Fasano. Allora, se mi parli dal discorso che dici io metto 5 punti, 6 punti, così posso anche permettermi qualche volta che mi va male di avere uno stop, va bene, ma io devo guardare sempre a quello davanti, non posso guardare ma dietro. Ma tu ce l'hai alla portata. Vabbè, è un risultato di parità tra Cerignola e Fasano. In questo momento, Gino, in questo momento è il Fasano che deve guardare avanti, e il Taranto e il Foggia a un punto. Quindi chi è più motivato in questo momento? Ma il Fasano o il Foggia, che ne ha 4 di punti. Ascolta, al momento, tu devi guardare anche la potenzialità. Allora, noi in questo momento sappiamo che Foggia, Taranto e Bitonto hanno una potenzialità abbastanza corposa. D'accordo. È passato la proprietà, vabbè, ma non è bastata la grafica per accendervi, ho capito tutto. Siamo davvero in conclusione. Mi fate ringraziare Pietro Maiellaro, grazie davvero Pietro. Grazie a voi. Mi farebbe piacere se tornassi a trovarci più spesso. Quando vuoi, ci sentiamo a disposizione. Grazie, grazie ancora Pietro Maiellaro. In bocca al lupo Pietro, la tua carriera da allenatore in questo momento è ferma. Vado in giro ogni tanto a vedere qualche parte, qualche amico ogni tanto mi chiama, mi segnalano qualcosa, però trovo più allenatori che vogliono allenare che non. Grazie Umberto Della Martora. Grazie a te Carmine, grazie a chi ci ha ascoltato. Buonasera grazie a tutti. Grazie a Daniel Miulli. Grazie a te Carmine. Gino Vinciguerra. Buonasera a tutti. Grazie ad Antonio Ciuffreda. Volevo senza salutare. Salute. Eccolo qua. Volevo salutare Guglielmo Gigliotti e Gabriella, la moglie, perché Gabriella appunto è in dolce attesa. E allora, avevo promesso a Guglielmo, che oggi gioca con Stroppa a Crotone, no? Sì, Guglielmo sì. Gioca con Stroppa, è titolare fisso, è chiaro. Gioca a Crotone e sta facendo un bel campionato e gode di grande stima da parte del mister Stroppa. E
mi ha detto l'altra settimana, ha detto Antonio, sta per arrivare le rete, doveva sapere se era femminuccio o maschietto, io gli ho detto vabbè. Ah, pensavo volesse sapere se era un difensore o un centrocampista. Infatti no, sono attaccato. Vabbè, se arriva femminuccio attaccando, lui è difensore. Gli ho detto, se arriva femminuccio, qua, ha detto no Antonio, da buon meridionale, lui che è francese, dice no, io voglio il maschio, ovviamente. Quindi ciao Guglielmo, ciao Gabriella. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, ci rivediamo con il pallone in poltrona lunedì prossimo, naturalmente l'informazione sportiva di Telefoggia proseguirà per tutta la settimana, buon proseguimento di visione a tutti. Solo da Euronics, dal 7 al 27 novembre, è già Black Friday. Compra quello che vuoi e ricevi uno sconto immediato alla cassa fino a 500 euro. Tutto a tasso zero, senza interessi e senza spese. Euronics, vive le tue passioni. Fabbrica Materassi Netti è produzione materassi in lana, a molle, in lattice, poliuretano espanso, microforato per una reazione perfetta. Fabbrica materassi Netti, anche lavorazione con lana del cliente. E a Cerignola, via Melfi, chilometro 0800, telefono 0885 44 26 50. Domus Linea, esperienza trentennale nel settore, cura dei particolari ed uno showroom con oltre 150 porte per interni di tutti i tipi. Da Domus Linea trovi mobili su misura e arredamenti personalizzati. In questo periodo porte in offerta a partire da soli 159 euro. Domus Linea Foggia, Corso del Mezzogiorno, prima traversa. Vieni a trovarci. Da sempre soddisfiamo le aspettative più esigenti. La Buca, trattoria e pizzeria con forno a legna. Da noi puoi trovare tutti i giorni a pranzo e a cena piatti tipici locali della nostra terra. Siamo aperti tutti i giorni a pranzo e a cena e proponiamo alla nostra clientela un menù anche da sporto a soli 10 euro. Vi aspettiamo, La Buca a Foggia in via San Lazzaro 32. Ceriflex, azienda leader nella produzione di letti e materassi da più di 50 anni, si rinnova sempre. Vieni a trovarci, troverai tantissime novità. Ti aspettiamo senza impegno nel nostro showroom a Cerignola in via Melfi, chilometro 0 e 500. Telefono 0885 42 54 10. www.ceriflex.it. Network Consulting Italia. Consulenza anche via internet. Operiamo in tutta Italia. Viale Candelaro 13, Foggia. Telefono 0881 20 0484. Fax 0881 20 0484. Una mano per crescere.